Prego. Inizio dal benvenuto, mi chiamo Emanuele Stevan e come scorso parleremo di software didattici per le scuole. Sono veramente molti. E io partirei dalla scuola di infanzia, dove praticamente l'Inps è già conosciuto, soprattutto dove fa una scuola di Inps di Sant'Anna, sono già di computer dove sono installati sempre più Linux. E tutto il software didattico, in particolare quello specifico per l'infanzia. Uno dei principali software per i bambini, diciamo, è un software di disegno, si chiama TuxPaint ed è abbastanza usato, diciamo, perché per i bambini disegnare, diciamo, è una cosa molto divertente, soprattutto per i bambini. TuxPaint, come dice la slide, è un programma di disegno libero, gratuito, gestore di molto trend, indicato ai bambini dai 3 ai 12 anni, quindi andiamo da una fascia d'età, dalla scuola di infanzia fino alla scuola primaria, quindi fino a circa la terza elementare. Questo software consiste, come tutti i software di disegno, ovviamente presenta un pannello di controllo, delle parti degli strumenti, come potete vedere, alla fine ci sono vari strumenti e per la destra ci sono i pennelli che sono tutti i colori. Un altro software che è sicuramente un software di punta per quello che riguarda la didattica nei primi anni di scuola, si chiama Deacon Brick, che andrei anche a mostrarvelo. Questo software praticamente ha sezioni dove partiamo da quella più semplice, dove il bambino è aiutato a scoprire il computer, quindi l'utilizzo della tastiera e l'utilizzo del mouse. È principalmente un software per i giochi, quindi il bambino è aiutato attraverso i giochi a prendere padronanza della tastiera, in questo caso è un bilanciamento fra i due tasti, quindi il bambino lui deve prendere più control, deve farlo in maniera contemporanea, altrimenti il pallone esce. Questo è un gioco, poi andiamo alle attività di scoperta dove ci sono colori, suoni, memoria, tutta il labirinto, sono delle attività di memoria, poi i giochi di memory, quindi qui semplicemente deve conoscere dove è nascosta la carta. E qui si va avanti, ci sono vari livelli, quindi anche la difficoltà aumenta. Ci sono dei rompi capivari, quindi abbiamo le differenze. Il puzzle, quindi bisogna costruire il puzzle. Questa è un'attività divertente, ma anche un tempo anche logica. Non sono molto fuori dal mio destino. Sono attività legate alla matematica, quindi andiamo da qualcosa di più complesso, quindi riguarda la primaria, e qui i bambini devono con i soldi arrivare alla cifra richiesta per acquistare la nostra banana e poi esce un smile. Più si va avanti con i livelli e
più la difficoltà cresce. Quindi qui si tratta anche di fare delle somme e poi anche di utilizzare i soldi per pagare, che a un'età di 8-10 anni, insomma, non è così. Se non è quindi sicuramente è un momento valido per acquisire un'infinità di soldi e quindi ecco, i giochi ce ne sono veramente tantissimi, sono anche un'unità di cultura. Qua probabilmente c'è l'audio. Questa tipologia potrebbe tornare utile anche per bambini che hanno particolari difficoltà, magari qualche difficoltà, purtroppo le scuole si sono sempre di più. Poi ci sono anche attività come conoscere il ciclo dell'acqua. Originale sì, diciamo che le tabelline ormai sono abbastanza ostiche, ma
Ecco, anche qui ci sono dei livelli in cui si va avanti e più le tabelline diventano difficili o comunque veloci. E abbiamo quattro possibilità, quindi il bambino può sbagliare un po' e poi è terminato. Ci sono molte possibilità, c'è la visione, e più andiamo avanti, più insomma le cose diventano difficili, quindi probabilmente è una cosa che va bene anche per le scuole medie. Quindi sicuramente è un gioco complicato per chi ha un po' di difficoltà in matematica. Stessa cosa per Tux Typing. Mentre prima avevamo i numeri, ora abbiamo le lettere, quindi è un gioco per imparare a digitalizzare le parole in maniera veloce con la tastiera. Qui abbiamo una suite, si chiama JClip, in sostanza è una piattaforma che, per cui si può attingere diciamo, dei pacchetti che trovate sul sito didattica.org. Qui c'è solo un estratto di alcune possibilità, abbiamo immagini, italiano, straniere, matematica, però se andate, avete la possibilità di andare sul sito e trovate tutto, inglese, musica, religione, scienze informatiche e vari programmi comuni. È una suite abbastanza essenziale, quindi non solo alcune possibilità. Quindi c'è veramente molto materiale, anche in questo caso è un aggiornamento. Il sito è tenuto da di docenti, quindi potremmo anche tanti, ma c'è la scuola, perché qui non si campo, si porta degli alunni, dei bambini, quindi propongono delle attività fortemente aggiornate. Qui ci chiede di aprire il file, e qui praticamente abbiamo, vabbè, io ho scaricato questi pacchetti divisi per materie, in inglese, italiano, matematica, musica, però per esempio, sono molte. Questo è un calcolo mentale forma 5, in sostanza qui viene richiesto di fare semplicemente la somma, quindi vi invito se avete la possibilità di scoprire anche questa tipologia di software che è molto interessante, molto utile. Un altro progetto sempre simile è il progetto di educazione. Qui abbiamo praticamente anagrammi, aggettivi, varie attività, le difficoltà ortografiche, l'uso dell'H. Qui è prettamente italiano. Questo è un altro software, si chiama G-Brain. Qua andiamo sul complesso, ci sono attività di logica, calcolo, memoria e verbale. È un po' non è diciamo
affrontare come i blocchi di calcolo. Linux offre anche molti software per le mappe mentali. Nelle scuole, in questo periodo, non si devono parlare, sono dei software che praticamente consentono di costruire queste mappe che si compongono di oggetti. All'interno, diciamo, ci sono diverse tipologie di mappe. Normalmente, con la parola mappe mentali, si tendono a rappresentare tutto quello che viene rappresentato attraverso una mappa, però ci sono alcune distinzioni sostanziali da fare. Le mappe mentali sono state create da Tony Guzman, che è un signore settantenne inglese, che quando era ancora studente, entrò in biblioteca e chiese un libro su come usare il cervello. Venne indirizzato alla sezione dedicata alla medicina e al punto disse che lui voleva usare il cervello, ma semplicemente imparare a usarlo. Il signore iniziò gli studi su quello che riguardava proprio il cervello, come era fatto in modo scientifico, sia come funzionava. E da questi studi sono nate le sue mappe mentali. Le mappe, secondo Guzman, il cervello è composto da due emisferi. Quello sinistro, diciamo, è più logico, quello destro è più, diciamo così, artistico, quindi predilige simboli, colori, rappresentazioni geografiche, collocazioni spaziali. In sostanza, secondo Guzman, quando viene rappresentato un argomento, se viene rappresentato in maniera lineare, il cervello fa fatica da prendere, mentre se l'argomento viene rappresentato in maniera, diciamo, radiale, quindi con al centro l'argomento principale e attorno si sviluppano le varie tematiche principali di quell'argomento, e con questo si usano dei nodi, dei rami colorati con delle immagini e del testo, il cervello lo recepisce meglio. È come una fotografia, il cervello praticamente scarta una diapositiva e la ricorda. Poi ci sono comunque delle, chiamiamo così, impropriamente delle procedure da seguire per implementare queste mappe, proprio perché queste diventano efficaci. Anche a livello temporale viene consigliato una lettura un giorno, dopo una settimana, dopo un mese. E utilizzando questa tipologia di mappe, praticamente Guzman dice che l'argomento viene appreso in maniera molto migliore. Posso dare anche, avallare queste ipotesi. Diverse sono le mappe concettuali, mentre le mappe mentali hanno il modo di parlare con l'argomento e tutti i vari sottoargomenti si dispongono in maniera radiale, le mappe concettuali invece usano si sviluppano dall'alto verso il basso, usando delle cartelle di varia geometria che vengono collegate tra loro attraverso delle frecce, dove viene descritto praticamente la logica con cui sono esposte. Qui abbiamo una disposizione non radiale ma bensì reticolare. Queste mappe sono state utilizzate da Joseph Nobel negli anni 70, quindi ai periodi in cui sono nate sia le mappe concettuali che le mappe mentali. Per fare questa tipologia di mappe esistono vari software, sia per Linux, sia per possono essere usati anche su piattaforma Windows. Uno di questi è sicuramente FreeMind, uno di più conosciuti. All'interno questo software, potrete, è molto semplice, lo vediamo.
questo vabbè. Al centro c'è l'argomento principale, semplicemente cliccando, si può inserire. Il tasto INS si inserisce un nodo per la sempre dando INS possiamo mettere il suo distribuzione, quindi soprattutto per la sua semplicità.
prevalentemente viene usato per le mappe concettuali. Sull'ultima distribuzione di Linux, quindi la 13.04, risultato di Ubuntu, la 13.04 e la 13.10, trovate integrato sui software per mappe. Questo qui si chiama VisualMind, anche questo è semplicissimo, per i bambini penso sia ideale per iniziare a usare questa tipologia di software. Anche qui il nodo principale e varie ramificazioni, quindi in questo caso abbiamo sempre la possibilità di inserire delle immagini. Altra tipologia di software mappe è Draw. Questo diciamo è già più sempre abbastanza semplice, lo vediamo. Qui già siamo morti già più liberamente perché qui la mappa proprio la costruiamo molto, non sono diciamo dei parte. Vi comando a seguire, quali sì sono diciamo delle caselle da unire fra loro. Quindi abbiamo, possiamo scegliere le tipologie di caselle, all'interno possiamo scrivere. Quindi vanno benissimo per quello che riguarda i test scolastici,
o meno magari per quello che riguarda i dominio privati, comunque sono cose comunali. Mentre un software molto utilizzato su piattaforma Linux per fare il riconoscimento OCR si chiama G-Image Reader, praticamente ci consente di convertire un testo molto semplice da usare. L'importante è che diciamo la scansione sia di buona qualità, quindi è almeno 1% l'immagine. Non sono infallibili, però diciamo che non ho percepito. Selezioniamo l'area. Inizia la scansione e sulla destra vediamo il risultato. Vediamo se qualche funzione, ma non possiamo sorprendere. Dopodiché, semplicemente con copia e incolla, possiamo trasferire il nostro testo nel nostro software che magari utilizziamo come Writer. Quindi insomma noi abbiamo bisogno di incollare il nostro risultato sul pacchetto del testo. LibreOffice offre anche un'altra possibilità, oltre, quindi qua siamo già entrati su quello che riguarda la suite di Office, di LibreOffice, scusate, sono disponibili sia diciamo il software propriamente chiamato LibreOffice oppure forse quello più conosciuto perché qui diventa data OpenOffice, che è tuttora sviluppato e che ha comunque lasciato a poco anche il suo pacchetto. Su LibreOffice abbiamo la possibilità di installare un plugin per il riconoscimento vocale, quindi plugin di sintesi vocale. Qui siamo sempre in ambito per i ragazzi che magari hanno qualche disabilità e quindi questo software viene molto utilizzato nelle scuole. Una volta incollato il testo, comunque nel momento in cui abbiamo il nostro testo, qui in alto a sinistra abbiamo una barra che è un altro plugin in cui abbiamo delle icone, la prima è quella di un play, quindi nel momento in cui andiamo sopra la parola e cliccando il tasto play abbiamo una voce che ci dice che la parola viene letta. Il secondo comando è quello che ci consente di leggere tutto il testo, quindi non una parola singola ma mi si inizia a leggere proprio le frasi complete. Scusi, come si chiama questo plugin? Questo plugin, poi vedo gli effetti. Comunque per quello che riguarda la sintesi vocale vi posso dare l'indirizzo di una distribuzione che si chiama Windows, poi vi scriverò, all'interno del quale è una distribuzione specifica per la scuola in cui sono incluse sia gli ausili di sintesi vocale per LibreOffice che per Mozilla Firefox. Quindi chi utilizza queste tipologie di ausili può leggere sia il documento di testo sia le pagine web. C'era una vecchia applicazione su un Adobe, mi pare, sui primi Adobe Reader, ma non era efficace. Sì, adesso diciamo che in questo periodo di queste applicazioni si stanno distinguendo moltissime proprio perché c'è la richiesta e la necessità, soprattutto nelle scuole, di utilizzare. Insomma. Quindi adesso nel caso di LibreOffice sicuramente questo plugin proprietario non è utilizzato, è il suo plugin, ogni software diciamo poi si va a utilizzare nel caso del plugin, probabilmente al suo specifico.
abbiamo appena parlato di LibreOffice, anche questo è praticamente la suite di Office che viene utilizzata in multipiattaforma, quindi viene usata sotto Linux, sotto Macintosh e sotto Windows. Ci sono anche delle versioni portabili, quindi avete la possibilità non di installarlo, ma di averlo semplicemente sulla chiavetta e la necessità di utilizzarlo nel vostro computer, se lo usate al momento. Il vantaggio di questo utilizzo della chiavetta è il fatto che se per caso nel vostro ambiente lavorativo utilizzate l'Office e quindi non avete questa tipologia LibreOffice e avete fatto dei documenti o semplicemente anche delle presentazioni in LibreOffice, potrebbe essere che nel momento in cui viene esportato in Office, quindi con l'estensione doc oppure la trasmissione di la trasmissione dell'ultimo supporto anche il DocX? Sì, sì, supporta le estensioni. Diciamo LibreOffice verso Office può salvare su tutte le ultime estensioni. E quindi Office e Windows si conosce il documento di LibreOffice, però può essere che ci siano dei leggeri di formattazione. Oltretutto, se non viene usato in maniera corretta, quindi usando gli spazi, ovviamente si creano dei problemi di visualizzazione. Però nel momento in cui abbiamo magari necessità di visualizzare e avendo l'Office portatile, possiamo sicuramente superare il problema, anche se ultimamente ho visto che usando entrambi i sistemi operativi, diciamo, questi problemi sono tutto sommato molto più lievi rispetto al passato. Un altro programma molto utile, soprattutto in fine anno, si chiama Scribus, un altro programma per metodo di testo. Viene usato anche da molti giornali, perché come vedete dalla presentazione consente di scrivere in qualcosa, quindi si avvicina alla tipologia dei giornali. Vorrei farlo vedere. Thank you.
c'è fare questa finestra in cui possiamo scegliere la lingua, iniziare con il nostro mese. Se fare nuovamente questa finestra, in cui possiamo andare a fumato, in questo caso scegliere il carattere. Le distribuzioni di Linux sono ricchissime di font, potete scaricare anche da internet. Questa è la nostra pagina di calendario. Come ogni calendario, ovviamente abbiamo la possibilità di inserire delle immagini, lavora per livelli. Andiamo a questa voluta, quello possiamo anche cambiare, insomma, cambiamo colore, questo può essere replicato anche con i vari giorni della settimana. Diciamo che Skybus presenta una piccola difficoltà su giovedì, mi sembra fuori come all'interno di ogni casella potete inserire testi o anche immagini, quindi potete mettere, non so, altre foto oppure anche le date di compleanno. È un programma, diciamo, che uso spesso per fare questa tipologia di calendario, soprattutto verso fine anno, è molto versatile, soprattutto consente di esportare in formato PDF, quindi riconoscibile quando si va in stampa senza creare dei problemi che tutte le volte ci sono. Ecco, io ho finito. Se avete delle domande, vi do l'indirizzo di alcuni siti che potrebbe essere molto utili. Sì. Io non vado allo Swirus, però sulla lesia delle scuole varie. No, no, io sono un genitore di... No, volevo sapere sulla valenza didattica della... comunque l'uso del computer a scuola, proprio riguardo allo sviluppo mentale del bambino, cioè se interagire con le cose che lui deve apprendere attraverso l'interfaccia del computer, la tastiera o il mouse o lo schermo, ha lo stesso valore didattico dell'uso della mano, cioè di interagire con quello che deve apprendere tramite la scrittura, per esempio. Io non c'è un esempio, però c'è uno che sostituisce l'altro sicuramente. Vanno fatti tutti e due, sì, la scuola. Sono complementari. E chi c'è dietro allo sviluppo di questi software ha anche delle competenze di quel didattico, cioè sicuramente quando fare qualcosa per i bambini, chi ha sviluppato questi software sa come funziona il processo di apprendimento. Esatto. Infatti, se
misurate anche sui tipi di software che abbiamo visto, e più delle volte sono siti che iniziano, che propongono, che hanno dei link, che sono, insomma, Maestro Roberto, Maestro Maria, sono dei siti molto visitati, e quindi sì. Proprio fanno un articolo su, su questo software che magari non c'è la scuola, quindi scaricando le varie utilità, insomma, per quello che riguarda la scuola. Diciamo che il mondo della didattica è molto in evoluzione, è un gran fermento, ogni giorno sono di dico, comunque vengono indicati programmi specifici per l'educazione, e quindi ci sono liberato dalla scelta. Dal punto di vista di Linux, che noi abbiamo, stiamo sperimentando nella scuola primaria di Sant'Anna, abbiamo installato. Di Sant'Anna di Rosario? Sì. Abbiamo installato Ubuntu 13.04. Vedo che i bambini ne adoperano, diciamo, per classi più grandi, quindi quarta e quinta, prevalentemente programmi di Office, quindi di LibreOffice, Write, con sempre. Quindi l'editor di testo, oppure per quello che riguarda la fascia più piccola hanno apprezzato molto il Paint, oppure però diciamo che quello che fanno viene concentrato sulla scrittura e sull'inserimento delle immagini, quindi quando hanno a che fare, non so, devono fare una relazione, quando hanno fatto una gita, inseriscono le immagini e poi le inseriscono, quindi imparano a usare il documento di testo sostanza. Altri software, probabilmente perché devono essere tutti conosciuti, come JBeak, è una piattaforma che è veramente ampia, quindi magari in momenti in cui un professore proprio ci si addentra per delle esigenze specifiche, ha veramente la possibilità di scoprire molto. Sì, bisogna essere proprio coscienti di quello che si va a utilizzare. Ultimamente ho sentito parlare molto di mappe mentali, proprio delle problematiche legate agli studi specifici del movimento, e quindi essendoci anche proprio dei programmi semplici, quindi come il Duo, in cui il bambino può semplicemente mettere al centro il nodo e poi sviluppare tutte quelle le sue conoscenze di programmi semplici e poi colorarlo, anche semplicemente stampando in bianco e nero e poi colorandolo, può sicuramente risultare un metodo di apprendimento efficace. Io l'ho sperimentato su mia figlia, per addirittura a leggersi colorare, quindi non è molto facile, però per dire imparare quindi concetti legati, non so, alla geografia o alla storia, nel momento in cui metti il concetto principale e poi le fai le domande e lei risponde e colora, viene chiesto subito dico un gioco, e più e poi leggendo sempre i concetti che lei ha messo giù e quindi poi li imparati, c'è una cosa piacevole per lo studio e forse anche il libro bambino a capire più i concetti, insomma, possibilmente. Le mappe mentali sono un mondo molto interessante che ho scoperto da un libro, insomma, e sono molti libri che parlano di queste teorie, insomma, che insomma, per chi ha a che fare con il mondo della scuola sicuramente vale un po' di leggere e approfondire. Scarichi del repository che riguarda il parametro, compri gli altri, insomma, in sì, sono i primi esempi. Sì, sicuramente PIM, sì. Grossi fa parte di LibreOffice. Scrivus anche. Scrivus normalmente viene inserito in tutte le istituzioni. Non viene distribuito forse FreeMind, ma nelle ultime distribuzioni didattiche come Ubuntu, sì, che per la scuola, quindi Ubuntu, dopo che Windows sono tutte sono già, diciamo, inseriti, quindi
riferimento, dicevo prima, pone molti link, molti software per, sia anche per le mappe concettuali, quindi da dei siti di riferimento dove andare a dirigere delle mappe già fatte, compilate, e liberamente scaricate. Mentre il punto di distribuzione per la scuola, che al momento in cui viene installata, si può scegliere la tipologia di software da installare, quindi sia per la primaria, per la secondaria, per la... È un vero pacchetto, quindi c'è nessuno anche con un punto normale se può installare. È un metro pacchetto come capo Ubuntu, quindi se uno ha un Ubuntu qualsiasi su si può installare in aggiunta, cioè si sì, c'è anche per facilità. Certo, il software è capo Ubuntu, c'è il pacchetto. Sì, c'è anche per facilità. Diciamo che sono pacchetti abbastanza consistenti, quindi non è qui... Ma non vuole molto più niente. Ma diciamo mai per scaricare, sono... Sarebbe la piacere, cioè, è solo esatto. E Scribus esporta anche per il design, per formati leggibili. Scribus? Non so ancora più. Sì, non credo. Salvo come testo di 10 messaggi. No, anche per certo.
probabilmente la conversione di pacchetti grafici, di libri da cose, eccetera, io ho notato che lo possiamo vedere per Linux è più veloce e anche non ha qualche pacchetto che la fa. Cioè, per me in ufficio hanno Windows e una quella che mi serve usata. Cambio solo Linux. Magari poi anche che neanche fosse la versione di Windows se vuoi. Abbiamo Windows barbato, spazio, per tutti. Non sicuramente. Oltre a Windows, come sistema, come sistema operativo per la scuola, c'è un'altra distribuzione che si chiama Sodi Linux, che significa software didattico Linux. Questa è la versione, mi sembra, del numero 7, è una versione che ha circa 2 anni, forse anche più di 3 anni, e quindi è tornato. Le ultime notizie dicono che a breve, o comunque nel giro di un mese, dovrà uscire l'ultima versione, la versione numero 8, che è stata quindi specifica per la scuola, di cui le monti software, le LIM, le monti interattive, i software, quelli che abbiamo elencati, più aggiuntivi, soprattutto per le classi e le distanze. Le problematiche di apprendimento. Questa distribuzione è fatta da un docente di Verona, in collaborazione con i ragazzi che hanno curato la distribuzione di Windows, e quindi nel momento in cui avete necessità, se non avete necessità di riferimenti, la distribuzione di riferimento per suo Windows, poi di Ubuntu. E nel momento in cui installate Windows, semplicemente attraverso un aggiornamento, nel momento in cui esce su di Linux, potete fare il passaggio alla versione su di Linux. Questa è una versione di 2 anni fa, vi faccio vedere, aveva già molte caratteristiche per la gestione delle LIM, quindi abbiamo Ardesia, quindi una tastiera, per gestire le LIM direttamente con la una LIM di ultima generazione, semplicemente con un tocco della mano, oppure se avete delle LIM un po' più datate potete utilizzare anche l'internet, quindi un riferimento. Per quanto riguarda le LIM c'è anche una versione diciamo così economica, perché poi il problema delle LIM qual è? Che c'è la LIM, se magari il docente non è in grado di utilizzarla, magari viene installata, non aggiornata con il software adeguato, magari c'è, non funziona. I ragazzi di Trento hanno inventato attraverso, anzi non i ragazzi di Trento, ma un ragazzo giapponese ha inventato attraverso l'utilizzo del Wiimote, quindi il comando della Wii, una lavagna chiamata docente economica, che attraverso l'utilizzo del proiettore un netbook solo, sì, no? Sì, no, faccio Bluetooth, ovviamente consente di comunicare diciamo il desktop del computer via Bluetooth al telecomando della Wii, che legge l'area diciamo in cui va a agire razionale diciamo, e quindi crea appunto una lavagna, una lima, sì, sì. Con ho visto la febbraio molti chiari a te che hanno una fiera di bottiglia, una volta era grande motore, adesso non ricordo, ho visto proprio funzionare. No, noi l'abbiamo provata a scuola e sì, insomma, ha avuto il suo perché. Poi anche lì se ci sono dei docenti che lo utilizzano rimane libera, tutte le cose, le usi rimane libera, se no. Diciamo che gli strumenti ci sono, sta solo a utilizzarli. Io ho concluso, sono 10:30, vi ringrazio per la vostra attenzione.